Carissimi della pagina Amici di Gesù, buongiorno e buon venerdì a tutti. Oggi è il 19 novembre 2021, il venerdì della 33ª settimana del tempo ordinario. Prima di ascoltare il consueto commento del nostro carissimo Don Antonello, vi volevo invitare a una preghiera. Il nostro carissimo Monsignor Michele Alfano, presidente di questa pagina, è ricoverato in ospedale e volevo chiedere a tutti quanti voi una preghiera affinché il Signore lo aiuti a tornare al più presto con noi. Grazie a tutti, una santa giornata da Emilio. Casa che sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli, qua dice casa di preghiera, ma poi è più lunga l'espressione. Perché? Perché questo oggi abbiamo letto il Vangelo di Luca, ma nel Vangelo di Marco si capisce meglio dove avviene questa purificazione del Tempio, avviene nel cosiddetto cortile dei Gentili, quello dove praticamente arrivavano i pagani. Dentro al Tempio, cioè nel luogo più santo per Israele, c'era un posto dove potevano arrivare i pagani. E bellissima l'immagine che ha dato Benedetto XVI, questo cortile gentile, l'immagine della missione della Chiesa, dove in qualche modo, anche non credendo, anche non diventando cristiani, eccetera, le persone possono agganciarsi al Tempio, cioè a Cristo. Questa è la nostra missione, cioè tutta la nostra vita. Però in questo luogo che è la nostra vita, che è un cortile dei gentili, cioè tutto quello che a noi ci è stato dato, è perché il pagano che è accanto a te possa incontrare Cristo, non necessariamente vada alla chiesa, no? Quindi tutta la nostra vita, quello che noi viviamo, è questo atrio, questo cortile dei gentili. Tante volte abbiamo tante nevrosi, la missione da fare, chissà che cosa, bisogna stare, è un miracolo enorme stare dove stai e viverlo nel nome di Gesù Cristo. E questo è il grande atrio dei gentili. La famiglia che vive cristianamente, insomma, che vive la volontà di Dio, in un posto pagano, che lavora, o che sta dove nessuno può stare, in questo fuoco, no? Fornace ardente, che è la solitudine, che è il non senso tante volte, no? Non capire perché uno potrebbe fare tante cose e invece non fa nulla. La morte, no? La morte del nostro ego, del nostro io. Bene, tutto questo noi, dice il Signore, ne avete fatto una spelonca di ladri, cioè proprio lì dove bisognava avere attenzione ai pagani, è diventato un luogo di commercio, di ruberie, al pagano, cioè a chi mi sta accanto, perché molte volte il pagano è il marito, è la moglie, è il figlio che non capisce perché, che non sa cosa deve fare, che non è pagano ma è pagano. Aspetta da noi, cioè dai cristiani, da chi sta accanto, un cortile dove agganciarsi a Cristo, dove aggrapparsi a Cristo. E invece trova o moralismo, o trova parole di scandalo, trova una persona attaccata al denaro, una persona che lega a sé gli altri, una persona che è sempre mormorando, una persona che non gli importa nulla dell'altro, che fa tante cose ma in fondo non ama, tutti i peccati che vogliamo dire. Questa è la nostra vita, cioè, oggi questa è una parola molto seria, però questo arriva il Signore con il flagello, con questa corda, questa frusta che spacca la nostra carne. Allora arriva la storia, arrivano i fatti che ti umiliano e ti mostrano che tu di zelo niente, ma non perché lo hai perduto, ma perché non ce l'hai mai avuto, che a te non ti interessa veramente. Perché se ti interessa veramente della persona, fai la volontà di Dio. No, non i tuoi piani pastorali, o le tue idee di madre, di padre. Aiuta tuo figlio, aiuta tuo marito, aiuta tua moglie, aiuta le persone che stanno accanto a te. La tua vita di tutti i giorni, nella solitudine, nella debolezza, nella povertà, nel silenzio, all'ultimo posto, tu che hai 10.000 parole, anzi che quelle forse non servono, che non ascoltano. E questo è il cortile dei gentili, che Gesù viene a purificare, cioè a rimetterci dentro la volontà di Dio. Amo pensare a questo cortile dei gentili come il fianco di Cristo squarciato, dove è uscita l'acqua e il sangue, sono uscite acqua e sangue, cioè è Lui che a noi, che siamo pagani veramente, abbiamo trasformato la nostra vita in un luogo dove rubiamo l'onore, rubiamo la dignità, rubiamo, sì, l'altro, lo nullifichiamo, lo usiamo, ci mormoriamo contro, costantemente ci ribelliamo. Bene, questo luogo che noi abbiamo trasformato in una spelonca di ladri, Cristo ha il potere oggi di trasformare quello nel posto più santo e più importante della terra. Cioè trasformare la mia debolezza, la tua debolezza, in una porta di speranza per tutti i popoli. Più grande è il mistero che oggi viviamo nella Chiesa, con i sacramenti, con la parola. Cristo viene e come viene Cristo a purificare, ha il potere di trasformare. Quello che io e te abbiamo ridotto in un posto dove commerciamo, dove ci prostituiamo, dove facciamo compromessi con gli altri, dove vendiamo il nostro corpo, vendiamo le nostre idee, ci buttiamo per non perdere l'affetto, dove siamo schiavi. Quel luogo Cristo lo purifica al punto di farlo diventare di nuovo
questa porta aperta verso il pagano, ancora meglio di prima, più bella di prima, perché il pagano incontrerà in me, incontrerà in te, chi ti sta accanto, chi ci sta accanto, incontrerà misericordia, pazienza, non incontrerà moralismo, incontrerà una persona esattamente come lui, quello che avevano perduto gli ebrei, alcuni ebrei almeno che non pensavano di essere meglio, questo non che va, il fariseo che va a pregare, io non sono come l'altro. Invece questo gancio che Dio vuole offrire al mondo attraverso le famiglie che sono in missione, attraverso noi, Chietta che sta non so dove, in un ospedale da sola, è questo, questa parola di amore, questa misericordia, che non è giudizio, che accoglie le persone così come sono, le vuole bene, mostrando con la vita qual è la verità, libere, libere di dire la verità, che c'è lì un cuore libero, un cuore dolce, un cuore per fare della sua casa un tempio, no? Allora che il Signore ci conceda di fare della nostra casa un tempio, dove tutti possano trovare riposo, dove tutti possano trovare accoglienza, nella verità, nella giustizia, non che tutto va bene, no, ma sapendo che nel momento in cui dici la verità e la testimoni nella tua carne, perché sei disposto a giocarti la vita per quella verità, nel momento in cui tu annunci la verità, stai dando la tua vita, stai dando il sangue di Cristo attraverso di te, attraverso le tue vene, che perdona chi nella verità non vive, no? Chi nella verità non è capace di vivere perché è pagano. Questa è la missione, la chiamata che oggi il Signore ci rinnova